buonasera a tutti. Questa sera il salotto è onorato di avere come ospite il nostro Paolo Russo, che consideriamo uno dei personaggi più rappresentativi del panorama musicale barrese. È da molto tempo che inseguo Paolo Russo, perché ci siamo messi in contatto da due anni e non ci siamo mai riusciti ad averlo qua in salone. Ora finalmente abbiamo l'onore di averlo. Paolo ci ha mandato le sue notizie e informazioni sul suo percorso artistico. Più o meno. E ci ha detto Paolo, ci ha scritto qua, che lui ha cominciato a suonare il piano a 4 anni. Sì. È vero? Sì, parlaci certo, di questa certo, tua esperienza. Come... Beh, in realtà ho iniziato a suonare per gioco, per cui ho iniziato a suonare un po' perché a casa mia appunto si suonava, le mie sorelle studiavano pianoforte, mio papà suona, per cui un po' sentivo questa spinta per il gioco di farlo anch'io. Poi a un certo punto, quando hanno scoperto i miei che anch'io suonavo senza andare a lezioni con le mie sorelle, hanno capito e mi hanno iniziato questo a tuo guidare. Talento musicale. Sì. E allora, quindi hai studiato dove? Ho studiato privatamente inizialmente qui a Barra Franca da un insegnante che veniva da fuori, insegnanti, poi Caltanissetta e Catania, ho seguito gli studi in Sicilia. Sì, e dove? A Caltanissetta? Sì, prima a Caltanissetta ho studiato corno, non pianoforte, e poi a Catania ho fatto didattica della musica. Infatti il pianoforte non ho conseguito un diploma, ma l'ho sempre suonato, appunto perché l'ho vissuto sempre un po' come passione. Sì. E quindi studi a Catania e dopo parlami di queste band con cui hai... Beh, in realtà il discorso di cantare è un po' una strada che è capitata un po' dopo. Nel senso che io sono diventato pianista e tastierista. Sì, proprio questo. Poi a un certo punto insomma, ho messo insieme un'altra passione che è quella della poesia, della scrittura, anche perché quando un altro motivo ancora è che praticamente quando andavo a Catania, al conservatorio, mi davano dei testi da comporre sia per coro sia per altre motivazioni, per altri scopi insomma, compositivi, per cui ho capito che le cose che scrivevo, che cantavo solo così, un po' perché mi venivano commissionati, piacevano anche un po' a tutti, allora ho provato a seguire questa mia necessità. Però quanto è scattata questa moda di diventare cantautore? Ma all'incirca nel 2000, le prime cose nel 2006 appunto, 2005-2006 credo, sì. Anche da ragazzino scrivevo, però non c'avevo mai creduto. Quindi diventare cantautore? No. Cioè facevo delle canzoni anche quando avevo 15 anni, cioè, ho sempre scritto delle canzoni, ma in realtà dal 2006 poi è diventato un po' più credibile anche per me stesso, perché l'ho condivisa con delle altre persone anche in conservatorio che mi appunto chiedevano di scrivere, siccome piaceva il risultato, e poi ho iniziato a musicare le mie di creazioni di testi. Sì. Allora, lasciamo stare questi testi, attualmente cosa stai facendo? Attualmente stai presentando il mio relativamente, dico sempre, può essere relativamente bello, a seconda dei punti di vista, o l'orecchio. Relativamente è un album che deve uscire. Quest'album? Allora, praticamente è una raccolta di brani che ho scritto in realtà, anche se è stato pubblicato nel 2018. Il disco per me è molto interessante perché racchiude tutti i brani che ho pensato appunto nell'arco di, si può dire, di 8 anni addirittura, perché alcuni sono molto più datati, vecchiotti. E altri più recenti, anche recenti dell'anno scorso, e ho messo le vecchie composizioni, quelle che mi piacevano di più. Sì. E ho fatto questo disco, tra tutte le tracce c'è una traccia che si chiama Relativamente, che è quella che insomma l'ho trovata più inerente
mente, insomma, al concetto, e allora ho dato anche titolo all'album. Sì. Con quest'album che ho registrato a Verona con musicisti di spessore, ho avuto la fortuna, insomma, li saluto anche, visto che c'è il video, Francesco Casale, un grandissimo batterista, Martino De Francesco il contrabbasso, poi c'è Pier Brigo che suona il contrabbasso in un altro brano, Titti Castrini e Fabrizio Gaudino, Titti Castrini suona la fisarmonica e Gaudino che è un trombettista, sì. Sono tutti musicisti più o meno di Verona. Ho fatto appunto questo disco in due studi diversi di Verona, dove c'è tra l'altro molta sicilianità, cioè nel disco. Non tutti i brani sono in siciliano, solo quattro, però è una buona percentuale. È stato apprezzato questo disco anche, insomma, in giro nei teatri a Nord Italia, per cui per me è molto emozionante essere qui, perché è il posto dove, che mi ha ispirato, insomma, e soprattutto non ho scuse, le parole le devo cantare e dire bene, perché non posso barare. Ora presenteremo quest'album, benissimo. E presenteremo i brani di quest'album e iniziamo con il singolo che ha dato il sì. nome all'album, che è appunto intitolato Relativamente. E parlaci di questo brano. Ma Relativamente è un inno alla relatività, per cui è un gioco di parole che sentirete, che appunto mette in luce questo concetto, la relatività sul piano delle relazioni, no? A volte si dà per scontato di avere ragione su un punto di vista o su un altro, ma alla fine, insomma, il sì, concetto che sì, mai è assodato. Ti sei ispirato a qualcuno? Ma cioè, a me ha fatto pensare a dipende. Allora, da un punto di vista musicale della parola, forse Ettore Petrolini, perché c'è un grandissimo gioco di parole, per cui diciamo il primo rapper della storia, è stato del nostro maestro, anche del grande Totò e di tantissimi maestri appunto del teatro, d'autore. Sì, dal punto di vista testuale a lui, poi i concetti sono un po' periodici, casuali, sono un po' a periodi appunto. Allora, ora prima ascoltiamo il brano e dopo sentiremo il commento al testo. Relativamente mi lamento per niente, relativamente sono buono, relativamente non perdono, relativamente sono buono, non perdono, relativamente giudico la gente, relativamente non me ne frega niente, relativamente sono un demente, ma sicuramente non mi regolo secondo le tue regole, il regalo non è regola, mi regolo secondo le mie regole, il regalo non è regola, mi regolo secondo le mie regole. Quello che fai fa la differenza, quello che dici fa la differenza, come ti comporti fa la differenza, relativamente a come pensi tu, forse la vita è solo un déjà vu. Relativamente mi sembra solo ieri, quando ti cerco di amica sei. Relativamente come quando fuori piove, ma non sai dove. Relativamente come magica la nebbia, tutto svanisce, ma non finisce, tutto svanisce, ma non finisce, 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 ma non finisce. Mi sa che c'è chi sa, relativamente. Relativamente, mi sa che c'è chi fa, relativamente, relativamente c'è gente competente, relativamente non c'è stato divertente, relativamente mi lamento della gente che si offende facilmente, ma relativamente nessuno si offende, relativamente nessuno se la prende, mi relaziono bene, mi relaziono male, mi relaziono relativamente, mi relaziono bene, mi relaziono male, mi relaziono relativamente, ma quello che fai fa la differenza, quello che dici fa la differenza, come ti comporti fa la differenza, relativamente a come pensi tu, forse la vita è solo un déjà vu.
Relativamente mi sembra solo ieri quando ti cerco dei miei pensieri. Relativamente come quando fuori piove ma non sai dove. Relativamente come magica la nebbia, tutto svanisce ma non finisce, tutto svanisce ma non finisce, 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 ma non finisce. Relativamente mi lamento per niente, relativamente sono buono, non vergogno, relativamente giudico la gente, relativamente a come pensi tu, forse la vita è solo un déjà vu, forse è solo un sogno oppure la realtà, è tutto relativo alla relatività. Sì, anche una volta che commento una cosa, ho trovato una chiave di lettura un po' particolare, in effetti, ora lo vedo. Allora, relativamente è una canzone subito là, perché sotto la parente spensieratezza del ritmo saltellante, coinvolgente, divertente, esploso perché si vede che sono tutte queste fughe, veicola in realtà un messaggio che a buon diritto si può apparentare alla filosofia, vedi, postmoderna del pensiero debole. C'è chi dice queste cose, però dai Lager in poi parlano di pensiero di processo, della possibilità di essere del tutto convinto di ciò che succede, di poter operare la società con convinzione, con dei principi saldi. Il pensiero debole che si occupa dell'indebolimento dell'essere nella società moderna, lo dice un certo Gianni Lattimo, o del soggetto. In parole povere si dice che l'uomo contemporaneo non ha certezze etiche e politiche, che di fatto si arrangia come può nel darsi delle regole proprie, sperando di non essere disturbato nella sua esistenza da precetti che vengono da fuori, esterni, immotivatamente coercitivi. Cioè, ci lasciate questa qua, è una filosofia molto siciliana, due passi da me, fate quello che volete, ma mi regalo una regola, mi regolo secondo le mie regole, ha ispirato quel passato. Sì. Siamo tutti relativamente, infatti, siamo tutti qui relativamente socievoli. Lo è anche l'autore del testo che dice: mi relaziono bene, mi relaziono male, mi relaziono relativamente. Cioè, sempre in questo recinto di convenzione, purché non mi si disturbi proprio. Perché in questo caso non perdono. Cioè, che poi c'è una coscienza, un ethos molto siciliano. Cioè, essere tranquillo e io sono un pezzo di pane, che pietra, non si disturba. E siamo tutti persino buoni di natura gli uomini, purché non ci schiacciano i piedi ripetutamente. Anche questo è un avverbio molto caro all'autore. Ci sono tante cose sentite proprio ripetutamente. Anzi, in molte canzoni gli avverbi abbondano, c'è un florileggio di avverbi, forse perché sono lunghi. Quello che conta nelle relazioni sociali per l'autore non sono le enunciazioni di principio, ma i fatti. Quello che dici fa la differenza. Come ti comporti fa la differenza, la prassi, non la teoria. Non occorre che tu mi dica che sei bravo, che è la soluzione per vivere tutti bene, ma come ti comporti, quale esempio dai agli altri. Con questa filastrocca in musica, tutto sommato è una filastrocca, anche se ma non è offensivo, cioè nel senso che Branduardi fa filastrocca, per esempio, ma tanti altri, cioè, sì. Allora, in musica l'autore marca i confini del suo spazio vitale e stabilisce un proprio stile di vita. Mi regalo una regola, mi regolo secondo le mie regole. Cioè, praticamente ogni individuo di fatto lo fa, cioè accetta dal mondo esterno le regole finché sono possibili, perché è possibile accettarle, ma quando le regole sono relative. Sì, però
se si arriva la bolletta d'acqua ce la pago, la pago relativamente. Cioè. Relativamente, sì. Ed è una regola. Secondo le mie regole, la canzone è un invito a gestire gli accadimenti esterni con leggerezza e nonchalance. In fondo, gli avvenimenti esterni, per quanto ci coinvolgono, sono relativamente interessanti. Nell'economia dell'universo, della società, ciò che accade a me o a Paolo è relativamente interessante. Cioè, interessante per me, interessante per te quello che accade, ma a tutti gli altri interessa relativamente. Anche i sentimenti, gli incontri, gli amori, si parla di un amore finito, sembrano ripetitivi, scontati e persino sfocati, come se ci trovassimo a vivere dentro un vecchio film di cui già conosciamo la fine e le sequenze di svolgimento. O dentro ci trovassimo un banco di nebbia, c'è anche la metafora della nebbia, che è una nebbia che è esterna ma anche interna, cioè nel senso che il pensiero non sempre è limpido e scorre come un ruscello, ma è molto complesso. Sembra quasi che l'autore tenta a proporci una stoica saggezza. Ho la visione di un sogno, quello di un mondo in cui l'amore non faccia male, la gente sia gentile. Non ci dice se questo sogno è destinato a realizzarsi, se si fa o a svanire al mattino. Ma perché dovrebbe farlo? Questa è solo una canzone. E le canzoni sono scritte per regalare emozioni e non risposte sociologiche al male di vivere. Ci tengo ad averle tutte quelle. Grazie mille. Questa è mia. Ottimo. Va bene, le chiavi di lettura se ne possono fare altre. Sì, no, questa è la tua interpretazione. Che bellissimo. Ora, il secondo brano. Sì. Il secondo brano faremo O Capitano. Come è nata questa canzone? Capitano è nata praticamente è nata ispirandomi un po' a personaggi che sempre ci sono stati nel nostro paese, ma in tutti i borghi, nei piccoli centri e anche nelle grosse città, personaggi che magari vivono un disagio psichico, un disagio emotivo forte, appunto, insomma, da poter diventare un personaggio. Allora, in ogni paese soprattutto ci sono dei personaggi di questo tipo. Sì. Allora, io sono dico solo questo e poi chiudo. Sono il parere che però nei piccoli centri queste persone hanno una dimensione più protetta e più, diciamo, curata. Anche dal, non si perdono nella solitudine, come spesso capita nelle metropoli, no? Sì, e questa è la storia, insomma, che poi è non si sa se è vera, se non è vero, però è una storia d'amore di una persona debole che impazzisce per amore e si traveste da capitano, che è la corazza più forte, diciamo, che può indossare. Sì. Va bene, sentiamo. Te la faccio ascoltare. Sorgo da sacchetta, se fuma sigaretta, cammino pian piano, con una birra a mano, c'è qua vista la stazione di Milano, sciagli aria, seguo cane da finanza, ma capitano, col mio mamma di panza, forse è l'unico con perde la speranza, un s'affonda a domandare di campare, ma campare, qui è come paga un caffè, so che gavernamente, gaverno dente, come sapenza poi. C'è il più che si comporta strano, c'è cosa scanta e c'è cosa ci fa festa. Ognuno è pazzo in sua testa. C'è chi dice che è impazzito per l'amore, a verità asato signore, a verità è solo un suo cuore. Anche stanotte, quando passare, vivimmo nel lungo bicchiere,
per me scordare l'amore mio, ma va la sale t'avrei buttato pure un sole a te te lo cuore a me mi fa morire tocca la tua con de ponce sta rosa rossa tocca la tua con de ponce tocca la tua con de ponce tocca la tua con de ponce sta rosa rossa. Ma mi chiuso solo che male accompagnato, uccide fuori e malo vestuto, signorina parlasse con mia, tutte le femmine che va vedendo le chiama sempre Maria, c'è chi dice che è impazzito per l'amore, a verità la salvo signore, a verità è solo un tuo cuore, anche stanotte ad abbassare, mi firmo lì, non lo bicchiere, per me scordare l'amore mio, ma va la sale, l'avrei buttato pure un sole, la tinta col cuore, a me mi fa morire, tocco la tua punta con cesta rosa, e lo sai che stanotte, ad abbassare, mi firmo lì, non lo bicchiere, per me scordare l'amore mio, ma va la sale, l'avrei buttato pure un sole, attinta dal cuore, a me mi fa morire, tocca la tua punta ponce, sta rosa rossa, tocca la tua punta ponce, tocca la tua punta ponce, tocca la tua punta ponce, sta rosa rossa. Stretto a tradurre. Allora, Filippo, c'è un altro commento da Filippo, allora, poi mi metto qui. No, figurati. Un onore anche per me commentare, anche perché questo ci dice già da tempo, forse sono stato per il primo ad averlo. L'ho ascoltato più volte anche in un periodo particolare della mia vita quando affrontavo i concorsi l'estate scorsa, nel 2018. Sì, quindi c'era in particolare questa canzone, effettivamente è stato un caso che me l'ha affidata Vicari, però non penso, vabbè, cose non sono forse mai a caso. Durante queste prove che affrontavo c'era questa cosa che mi tornava in mente, no? Anche stanotte da passare, lui mi voleva un pochino, qui era, me lo sono sentito anche come una spinta in un certo senso anche a andare avanti, sì. Vabbè, al di là di questa premessa così aneddotica, andiamo al testo. Questa è una delle matassine sulle quali si dipana questo CD, che appunto va a esplorare la relatività della nostra condizione. Relatività in questo caso è, bisogna andare alla radice di questa parola, quindi relativo significa relazione. Relativo alla relazione, riportarsi all'altro, qua c'è una relazione mancata, si inizia proprio con una relazione mancata, la si vede già subito da questa interrogativa diretta, no? Avete visto Capitano, è sparito, quindi voglio relazionarmi con lui ma non lo trovo. C'è poi questo teatrino che è la messa in scena un po' di questo personaggio, come se fosse uno dei pupi siciliani, però un pupo non come un eroe medievale, ma una sorta di pupazzo medievale, cioè in questo caso proprio un pupo pupazzo. Perché pupo pupazzo? Cioè, in base a come lo si gira, questo, relativamente anche questo epifronte, insomma, se è l'unico che non perde la speranza, allora è vero che deve essere lui il capitano. Chi altro potrebbe essere il capitano, se è l'unico che non perde la speranza? Perché se gli altri
evidentemente perdono le speranze, vuol dire che gli altri hanno un anello mancante. Se lui in questo caso comunque si sente navigare in questo, nel mare dell'esistenza, della passione, del furor in cui è caduto in seguito magari a un trauma, una passione amorosa, sì, possiamo anche fermarci su questo trauma, sul pazzo, eccetera, eccetera, ma in realtà qua c'è altro, qua c'è una visione oraziana della vita in cui si ha più che un pazzo, si ha un naufrago che ha ancora le vesti umide, insomma, di questa tempesta d'amore, però non le espone sicuramente al tempio del Dio del male, ma in questo caso le sue vesti umide sono ancora grondanti perché del rosso, insomma, di questa passione evidentemente sanguinante. Il sangue non si sa se è il suo o della persona amata. Però il momento più, diciamo, patetico e altamente anche poetico, che è sottolineato anche dalla allitterazione, da due allitterazioni ben precise, no? Tocca la tu, punge sta rosa al rosso. Quindi sono doppia allitterazione, quindi evidentemente si vuole raddoppiare il patetismo, il pathos. Sì, evidentemente questa rosa che non è stata consegnata evidentemente si sarà trasformata in qualcos'altro, solo il Signore lo sa, quindi non so cosa c'è nella coscienza, non si sa cosa c'è. Forse si sarà improtonita anche del corpo di quella donna, forse sarà stato un caso di femminicidio, non si può sapere, è un personaggio a tutto tondo da cui ci si può aspettare, insomma, tanto. Sicuramente c'è l'ossessione anche del personaggio, ma c'è anche la leggerezza che è sottolineata anche da questa tarantella, insomma, allegra. Dopodiché dopodiché si va sul grottesco, chiaro, si dipinge, però si va sul bianco e sul nero, come appunto lo sottolinea anche la copertina, insomma, del tuo CD. In questo caso è un volersi incastrare con gli altri, con le persone. Esiste questo capitano, esiste questa persona, se esistono gli altri che si relazionano con lui. Sono relazioni di diverso tipo, in base a come ti comporti, questa persona ti si mostra. Quindi evidentemente il capitano è il coraggio che non abbiamo, evidentemente il capitano è l'incapacità di guardare oltre, evidentemente il capitano è quella follia che non bisogna sicuramente elogiare, ma che non bisogna nemmeno pensare. Non lo posso continuare ancora, però penso che il terzo brano che presenteremo ora è intitolato Il Consiglio. Parlaci un po' di questo. Sì, questo brano praticamente ha due protagonisti che dialogano. Uno è un signore anziano che ha avuto la sfortuna di vivere la guerra, per cui si rivolge al suo interlocutore con un tono, diciamo, di esperienza, di saggezza, permettendosi di dargli appunto dei consigli sulla vita. Cioè, questa è la storia. Ve la faccio ascoltare. Scuta figlio mio, non ti farò se nascito, sul sicuro cielo, e togli quanto è finito, ti sta parlando uno che ha visto quella guerra, un simbolo proveniente in questa terra. Scuta figlio mio, c'è picca di capire, casino tutte stesse, nero, bianco e rosso, una cosa sola a fare, va a cercare la tua famiglia, e pensa a tutta gente che va bene. E stai col cuore negro, e cerca di pensare,
ma senza gravità. Voi ti dire sto male, stasera ne esco esce, domani è una giornata, e quando vuole giove, aspettiamo che scampare, e quando vuole giove, aspettiamo che scampare. Verso il sole, leggero e senza peso, che tanto vedi un paradiso, che stai col cuore a metro e cerca di pensare una stezza d'allegria, poi ti gira sto mare, stasera ne esce, domani è la giornata, e quando vuole giove aspettiamo che scampare, e quando vuole giove aspettiamo che scampare, e quando stai qua gente grappi fra le rete, non c'è cosa più brutta di morire scordato, parola d'un soldato la guerra non ha voluto, eppure io ho campato e mi sento fortunato, eppure io ho campato e mi sento fortunato. Si apre questo brano, questo testo, con un invito, si apre con un invito questo canto dell'anima. È un invito a non perdere il coraggio, ad alzare gli occhi al cielo e ammirare la bellezza del creato. È un'amara considerazione il verso che recita, un simmo propriamente in questa terra. Le calamità umane, infatti, sono imponderabili e incontrollabili e danno la misura della nullità dell'essere umano, atomo insignificante, sperduto negli spazi sterminati e invalicabili. Neppure le piestrose e sbrigliate fantasie sono in grado di addentrarsi nel,
mistero, di rivelare la sua essenza. S'annega il pensier mio e naufragarne dolce in questo mare, direbbe Leopardi. È un'immensità che ci nebbia e che ci confonde. Nel tentativo di dare una risposta, ci si scopre cittadino di un mondo che ci affratella, ca simo tutte stesse, neuri, bianchi e rossi. Risale prepotente alla coscienza un grande valore, il senso dell'appartenenza, il senso dell'uguaglianza, soprattutto quando il dolore, le pene, le avversità della vita, le guerre, le carestie ci proiettano in un mondo in cui la caducità, la provvisorietà diventano l'unico collante e i colori della pelle non rappresentano un limite discriminatorio. È la ricchezza e la sete di potere che ottunte la razionalità e annulla il sentimento. Procede statica e implacabile l'analisi che l'autore fa, scandagliando la profondità dell'animo. Va cerca la tua famiglia e brazza forte la gente che ti va bene. Una verità accarezza la mente, la socialità, la solidarietà, la famiglia, la disponibilità sono i grandi valori del tempo, che il tempo consolida e che mai tramonteranno. Nessuno potrà spegnere la loro luce. Sono sentimenti ineffabili, radicati in fondo al cuore e nessuno mai potrà strapparceli. Solo piccoli gesti, un abbraccio, un sorriso, possono esprimerli. Cerca di non pensare, continua l'autore, ma stizza l'allegria, puoi ghiengere e stumare. Stasera mi scurisci, domani mi aggiornare, e quando fora chiovi, aspettiamo che scampare. Rifugiati in un mondo fantastico, intriso di gioia, hai il potere di mutare il dolore in gioia, il pianto in allegria, nell'ebbrezza di vagheggiare un mondo privo di spine, ci mette in un circuito virtuoso in cui l'oblio costituisce la medicina più efficace per curare i mali dell'anima. Il non pensare, l'affidarsi al tempo, assistere alle albe e ai tramonti, nell'attesa che il cielo ci regali un domani radioso e felice, è l'auspicio che ci culla, la pioggia che spesso intristisce gli animi e la pesante coltre grigia che si scatena in un pianto del cielo, accende la speranza, quella che un arcobaleno luminoso e splendente annunzi l'arrivo d'un sole che riscaldi i cuori più gelidi. Velata da una leggera malinconia che si trasforma in mestizia in considerazione della fragilità umana, che si rivela impotente per contrastare la minaccia prepotente del tempo che tutto travolge, tutto avvolge nell'oblio, l'autore ora si affida alla saggezza della vecchiaia che custodisce un tesoro che niente può oscurarlo o distruggerlo. Ascolta, figlio mio, e hai la barba bianca, taliete d'un tonno e dimmi che ti manca. È il momento della catarsi, del canto sublime, è il momento di mettersi ad ascoltare i moti del cuore, di affidarsi a un profondo sentimento di cui nessuno può fare a meno. Così, in un crescendo sempre più denso, si snoda armoniosa come una sinfonia. Stiamo finendo. Come una sinfonia, l'esaltazione del sentimento supremo dell'amore, che è salvezza ed è appagamento, ma è anche dolore che purifica, che scioglie scorie e immette tutto sulla via che indica il godimento della vita eterna.
La vita è crudele, ma quanto è bello l'amore. L'amore è dolce come un mele. Sono immagini poetiche e intimiste che si radiano per tutto il testo e rivelano lo spiccato sentimento poetico che si annida nell'animo dell'autore. Sono sprazzi di poesia che ci avvicinano alla sensibilità del poeta che nel suo immaginario mondo abita il sogno che può essere universale. Le parole in questo testo sono solo veicolo che ci conducono ad esplorare sentimenti radicati nell'animo di ognuno, di ogni essere pensante, e che la dotta melodia fa esplodere. Il testo, ben strutturato in tutte le sue parti, mantiene senza dubbio un ritmo e un'armonia costante che evidenziano il profondo sentimento poetico che caratterizza l'anima della storia. Grazie. Grazie. Possiamo pensare che i commenti sono più belli, belli delle, delle canzoni. Allora, arriviamo ora al quarto brano, sempre del e intitolato Sicilia, un brano che particolarmente io apprezzo molto. Sì, sembra. Sì. Cosa ti ha ispirato? Mi ha ispirato un viaggio che ho fatto, un viaggio pomeridiano, diciamo, in una giornata d'estate, quando ci sono diciamo, quei paesaggi proprio assolati, e proprio in macchina ho iniziato a cantare questo brano, i versi, sì, i versi, e poi l'ho messo in musica con la chitarra più a volte. Di fatto questa sensazione proprio di sicilitudine è un nome che ho preso in prestito da altri che hanno usato grandi letterati, insomma, Leonardo Sciascia, lo stesso Camilleri. Per cui io semplicemente, non è che il titolo l'ho pensato dopo, ho capito che quel titolo poteva coincidere perfettamente col sentimento della canzone, per cui è stato un po' così il percorso. E quindi è quella sensazione di appartenenza alla Sicilia, che è tipicamente il siciliano, che poi può essere condiviso oppure no, insomma, quella è la mia visione intimistica, poi ci si può anche medesimare, oppure no. Insomma, questa sensazione. Sì, senz'altro. Va bene, ora sentiamo il brano e dopo il commento e dopo vedremo il video. Giallo come la rendina, come appice, le terrene con le mie olive, tutte strutte ma sono vive. Ah, se potessero parare, vola, 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 stai unata, vola di palumbo della casa abbandonata. Canto, canto, canto come un sole sponda, canto, canto, canto come un sole sponda. Le montagne con le pietre, le pesche,
e che puzza se la mancia picca picca. Le tue vacci capi fila la luce, e ho su che da lì dietta luce. Vola, 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 stai nata, vola, vola nata, stagionata. Canto che tu canta quando sole spunta, canto che tu canta quando sole spunta. Segnato questa canzone da commentare, ma se non te la sentivo cantare non avrei saputo tirare fuori quello che sei riuscita a tirare fuori in questo momento. Ti premetto prima che l'entusiasmo che ha avuto il padrone di casa fuori dal comune, si vede che conosceva il contenuto di questa serata, perché ci ha tartassato di messaggi non mancate, tutti puntuali, non facciamo aspettare l'ospite, venite con i familiari e gli amici, ti ha preparato una un'accoglienza, penso che sente anche il nostro parole. Certo, grazie, grazie di cuore. Quando mi ha dato questo titolo, Sicilitudine, mi sono subito chiesta Sicilitudine, Sicilianità, siccome però qui siamo in mezzo a grossi letterati, quelli che mi hanno preceduto sono tutti dei letterati, quindi hanno commentato proprio il testo, parola per parola, il significato, la profondità delle cose. Io sono più scientifica, non avrò quella profondità, però sono più immediata, più sentimentale, più recettiva forse di impeto nelle cose. Allora, intanto te l'ho sentita sospirare questa canzone, più che calarti in parole, in giochi di parole, in allitterazione, in puntini sospesi, eccetera, eccetera. Qui ho sentito proprio il respiro, ma alla domanda Sicilitudine, ho capito che è un termine più aulico, più classico, smentitemi se non è così. In fondo vuol dire sempre sicilianità, però sicilitudine, che poi sono andata a approfondire la parola, non si sa bene se dobbiamo pensare che è un carattere metafisico del siciliano, se questo telefono che ci squilla sempre, se può essere invece una condizione esistenziale, o se è un gene che portiamo dentro, un gene della sicilianità. Però la sicilianità del siciliano che respira le cose belle della sua terra, del siciliano che si sente di appartenere a un popolo che è l'isola, quasi isolato, ma un'appartenenza forte, il siciliano che senza accorgercene siamo stati allevati con queste impressioni della terra aspra, del campo dorato, del sole forte, degli alberi secolari tutti storti, ma noi siamo cresciuti in mezzo a queste cose e ci danno ancora emozioni. Ci passiamo la giornata, il tempo vola veloce, ce l'hanno insegnato i nonni, i nostri padri, che c'è sempre il rumore della natura intorno a noi, il gallo la mattina, il grillo la sera, qui sono tante scene che tu hai messo dentro, verso per verso,
per me molto pittoreschi, perché vedo proprio questi colori così come l'hai visti tu, perché ti giri e poi vedi i colombi nella casa abbandonata che entrano ed escono a loro piacimento, e poi sempre questo indirizzo dei nostri nonni e padri che ci dicono di non fermarci mai, anche se non sai dove vai, però continua, a qualche parte spunterà. Mio padre diceva: ah, via da spuntare, non cammina se, non ti spaventare, deve esserci l'uscita nelle cose. Quindi trovo in questa canzone veramente una cosa che mi fa rabbrividire, mi coinvolge fortemente, è una poesia continua, dall'inizio alla fine. Io non valuto la musica, quello che mi dà emozioni molto forti, così come ho potuto capire che sicilitudine l'ha scelto bene come termine, perché è anche solitudine, dentro la parola, se la cercate, c'è scritto anche solitudine presso a poco, e il siciliano è solo, il siciliano è quello che con gli sguardi si capisce, il siciliano vive profondi silenzi, e ci capiamo ammiccando senza parlare, preveniamo la richiesta che ci vuole fare l'amico, siamo così, e solo noi riusciamo a capire queste cose. Non so che dire, è troppo bella, sono emozionata. Ciao. Dopo glielo fai. Thank you.
stato abbastanza complesso perché ci sono dei luoghi lontani, Taormina, poi c'è il Calatabiano, il castello di Calatabiano, insomma, che sono vicini, ma è stato necessario organizzarsi chiaramente. Isola Bella, per esempio, no? Che è un altro punto, insomma, difficile per girare un video perché sono territori turistici, insomma, è stato sempre complicato. E poi Taormina, insomma, la parte alta, e le nostre zone del centro Sicilia, alcune vicino a Barra Franca, anche vicino Enna, ma soprattutto Barra Franca, non so se avete presente Galata, esatto, ecco, l'avete riconosciuto, la roba di Galata, insomma, altre zone incontrate, Albana, per cui più o meno è appunto il contrasto tra il centro Sicilia e le parti, insomma, della costa orientale. Niente, la regia, insomma, è stata questa, solitamente sono io che concepisco, insomma, questi video. E questo con Giuseppe Bonasia, che è il videomaker, è stato un'ennesima, insomma, riuscita, perché solitamente faccio con lui, non so se conoscete, grazie di Ferrara, anche super professionista. Per cui, insomma, alla fine è andata bene, ma è stato molto impegnativo. Non sono contento di come è venuto fuori. Sì, c'è una ragazza che si chiama Silvia Bella. Silvia Bella. No, è di Acireale, ma una modella che per cui, cioè, questo è quanto. Troppo bello, bravo. Bravissimo. Cioè, questo è il video, cioè il CD che ha portato. Quindi se c'è qualcuno che vuole prenderlo, io lo acquistavo. Allora, perché poco fa ho parlato dei musicisti dei primi originali, però ora che sono, insomma, a Barra Franca, sono tornato, sto avendo il piacere di suonare con vecchi amici e tra l'altro professionisti, Leandro Costa al basso, che conoscete, insomma, di Barra Franca, anche lui, e Cristian Falzone, che è un batterista eccezionale di Manzarino. Per cui faremo il primo concerto a Barra Franca, vi invito, insomma, se volete venire, ingresso gratuito il 23 dicembre al The Pub di Barra Franca, quindi il 23 dicembre con la band e con uno special guest. In realtà non l'abbiamo ancora pubblicato, però lo pubblico oggi, lo special guest che è Kevin Marchi, per cui faremo un'ospitata con anche più grande che... Per cui sì, questa è la prima, è un grande onore, un grande piacere, perché suonare con i vecchi amici, tra l'altro il feeling è rimasto uguale a 10 anni fa, anzi è migliorato. Ora tu volevi concludere qua, questo cioè, però non poteva mancare di presentarci un fresco, sicuramente, perché... Alla fine lasciamo Barra Franca. Alla fine bisogna sentirlo assolutamente. Allora, vediamo come è nato questo. Sì, è stato, infatti, proprio come dicevo all'inizio, questo disco è tutto dei brani anche vecchi. Un fresco in realtà è ormai vecchiotto discograficamente, però è un evergreen, perché vedo che ancora oggi anche i bambini lo cantano, mi riconoscono, per cui veramente è una canzone che mi ha dato tantissimo, sapete, anche musicultura, anche... Diciamo che è stata la prima canzone che in dialetto siciliano è arrivato a avere dei riconoscimenti, diciamo, nazionali, no? Per cui io sono veramente molto impressionato da questa riuscita, sono contentissimo. È stato il periodo, stavo dicendo, di sicilitudine, nella stessa estate. Sì, solitamente quando faccio una canzone faccio un'altra subito dopo, ne faccio due di seguito, non so. Sì, ha vinto diversi concorsi, poi è stato usato come sigla in una trasmissione belga, per una trasmissione online, sì, che gli italiani emigrati, che parla degli italiani all'estero, praticamente in Belgio, ha vinto Musicultura, e poi, insomma, diverse radio anche nazionali. Anche. Sì, però mi chiedevo questo, come mai il video?
sì. Che avete fatto? Non è stato fatto tutto a Barra Franca, perché c'era la necessità di variare, perché poi lo vediamo. Quello Rufinesco è stato, diciamo, un po' la scelta condivisa con Giuseppe Bonasia, che si occupa sempre di videomaker. E io avevo proposto dei posti e poi ogni volta che si fa un video del genere, il problema è prima, cioè posso, io giro tantissimo prima di scegliere. Poi alla fine ce l'avevamo sotto casa, i posti, insomma, principale Canalicchio, Litria, la Madonna, quei posti, insomma, tipici, insomma, che sono i più significativi, bello. E poi Centuri per l'altro paese, che effettivamente ci è servito per fare le esterne, cioè camminare e cantare in mezzo alla gente con una certa disinvoltura, c'era una stradina e poi c'erano delle case anche in altezza che davano una certa l'Etna in lontananza, insomma bisognava un po', sì, bisognava avere anche un'aria non troppo, come dire, troppo del paese, ma più che altro siciliano in generale, no? Forse anche, diciamo, il successo del video, a parte che è bello la foto, insomma, è riuscito, una commissione di fortune ha portato alla riuscita, però possibilmente anche il fatto di aver variato ha portato alla bellezza, no? Poi non saprei. Ecco, è sempre la stessa situazione, nel video abbiamo fatto con Giuseppe Bonasia, ecco. O paese, per le strade d'un paese, qui c'è aperto gli occhi tesi, sta la gente a tagliare, a ascoltare, a giudicare. Alla piazza, o paese, con le giacche e le camicie, può passare l'anno mese, voglio fare all'amore che hai un tempo a passeare. E passo, tempo passa, ma la vita non cancia, si dorme, si cavalca, si passa e si mangia. E passo, tempo passa, ma la vita non cancia, si dorme, si cavalca, si passa e si mangia. Il la la lei lei la 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 lei la lei la 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 lei lei la 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 lei la lei. E le pazze do paese, non è crude sconsolate, con le canne a mezza strada, che di suo sembra affamate, con le canne si spartono pane, te pazzo cane sto pezzo di pane, te pazzo cane sto pezzo di pane, per le strade do paese, sta la gente assettata, di sta cauda giornata, l'hai sentito, che qualcuno ha sparato, che qualcuno ha morto, io ne saccio, ne ci mesco, gli stacca a me. E passo a tinto passa, ma la vita non cancia, se dorme, se cavaglia, si passa e si mangia. E passo, tempo passa, ma la vita non cancia, se dorme, se cavaglia, si passa e si mangia. E la la lei lei la la lei la lei la la lei lei la la lei la lei. A domenica, alla messa, che la gente si confessa, o parere un caparitare, dice a tutti che hanno a fare, fate bene, fate pace, o signore se dispiace, non diavolo non vada a scantare, con la fede la mascassare, cambia vede, con la fede, lo signore viene con te. Mossa, 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 gente nesce, mosse, 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 ogni donna vi minosce, io ne saccio, ne c'è me scuiste, che me piglio fresco. E passo, tempo passa, ma la vita non cancia, se dorme, se travaglia, se passa e si mangia. E passo, tempo passa, ma la vita non cancia, se dorme, se travaglia, se passa e si mangia. E passo, tempo passa, ma la vita non cancia, se dorme, se travaglia, se passa e si mangia. La 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 lei lei la la lei la lei la la lei lei la la lei la lei. Sentiamo il
commento al testo. Piacere, io mi sono ascoltato, tra l'altro ho avuto la fortuna di avere Paolo tra i banchi. La mia professoressa quindi, di musica. Sono onorata per fare questo, me lo sono così assaporato tramite il video, ho letto le parole, mi ha preso tanto e poi l'affetto che proprio è l'ammirazione verso questa bravura mostruosa, veramente bravo. Quindi questo brano che ha come titolo Fresco di Paolo Russo, che è cultore fine ed attento di musica popolare e di tradizioni locali, vincitore tra gli 8 finalisti di Musicultura 2015, offre questo brano all'ascoltatore uno spaccato di vita paesana dell'entroterra siciliana, la nostra Barra Franca appunto. Il nostro Paolo, giocoliere versatile di note e di parole, riesce abilmente, con un'apparente aria canzonatoria in cui giocano e si rincorrono tra una strofa e l'altra cromatismi, salti di note, ascendenti e discendenti, in un dinamismo frenetico e virtuoso, a trattare con sottile finezza e arguzia grandi tematiche: la diversità, il disagio sociale, l'omertà, l'apatia del vivere, con quel dinamismo e virtuosismo che gli competono nello stile musicale della tarantella. È una velata e sottile denuncia, sottesa denuncia della condizione politico-sociale e della parziale o anche totale indifferenza della società e delle istituzioni di fronte a problemi emergenti. Tuttavia sembra suggerire simpaticamente, con naturalezza, maestria e spontaneità, un compendio educativo di buone maniere. Strutturato in rima sia alternata che baciata, la prima strofa è alternata, poi baciata, il brano manifesta tutta la sicilianità dell'autore e la piena conoscenza e appartenenza alla sua terra e alle sue tradizioni. Sono presenti infatti i proverbi locali, i modi di dire e gli scioglilingua, che sono l'imprinting dell'idioma barrese: musci, 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 ogni dona vi minusci, te pazzo canto, pizzo di pane e così via. In questo acquerello sonoro Paolo traccia pennellate di colore per descrivere le peculiarità della gente di paese, curiosa e indiscreta, occhia pirte e orecchie tese, che ostenta un apparente falso benessere a piazza del paese con le giacche e le camicie. Ed è alla continua e difficoltosa ricerca di un amore. Voglio fare all'amore e aiutino a passare. Il brano mette in luce altresì, in una cornice verista, il disagio sociale e ambientale di fine Ottocento. I pazzi do paese, nudi, crude, sconsolati, qui cani a mezzo strade si spartono pane. La frase emblematica di tutto il brano, io ne saccio, mi ci mesco, insta il ca, io fresco, che è quella che poi contiene la parola chiave del brano, fresco, traccia perfettamente e inconfutabilmente la figura dell'omertoso. Né diventa né disagio. Il brano tocca con sarcasmo anche quella religiosità spicciola e un po' bigotta di quelle persone che escono dalla chiesa dopo l'omelia, con punte, sì, ma convinte che un signore vede e provvede, ogni donna mi menusce. E se scaviamo ancora tra i modi di dire, potremmo anche aggiungere Monica e Parrini, vedi Tamis. Alla fine il brano sembra però divenire a questa amara constatazione: tra quella che viene chiamata normale quotidianità, il tempo passa senza lasciare alcuna traccia. Tutto rimane come prima, come sottolinea l'ostinato del ritornello: si dorme, si travaglia, si passia e si mangia, nonostante l'incedere inesorabile del tempo, il logorio degli anni, la complessità della vita nel suo divenire e l'inarrestabile approssimarsi della morte. Dal punto di vista armonico e melodico, il brano, anche se apparentemente incentrato alla spensieratezza, all'inventiva dell'improvvisazione, in realtà si fonda su un costrutto strumentale, teorico e vocale ben strutturato e anche pensato.
note veloci, note di salto in scala discendente, fanno da ponte per introdurre anche una seconda parte del brano con la medesima intensità e brillantezza di quella introduttiva. Ciò rende l'insieme affascinante, interessante e assimilabile per certi versi alla musica country per il ritmo e la cantabilità. Grazie mille, io non posso che ringraziarvi,
Sono veramente onorato di essere qui con questa accoglienza e tutto, tutto quello che avete fatto, veramente. Grazie. Auguri Paolo. Oggi, con questa serata, abbiamo fatto veramente cultura e sì, perché è stata una serata completa con il campo, bellissima, con la natura, con la poesia, con tutta la cultura. Grazie Daniele. Noi stiamo aprendo proprio il salotto alla musica. Bene. Già abbiamo avuto, abbiamo come socia la Mariana Santaggio, abbiamo come socia anche Kevin Barini, sì, mi ha detto. Quindi ora tu, se vuoi partecipare, come socio, ho suggerito anche concerti estivi nel cortile, non sarebbe romantico. Ecco, ecco, va bene. Allora, casomai, no, ecco, casomai dopo ci mettiamo d'accordo per ora c'è qualcuno che se c'è qualcuno che vuole parlare. A questo punto dico solo che per Jussi Sanguis non potevo parlare, altrimenti non lo avrei semplicemente elogiato. Dico solo che lui è nato all'interno della musica, perché suo papà è un sassofonista affermato, perché suonava anche in una band eccezionale, il sax contralto. E suo nonno, che poi era mio padre, suonava la fisarmonica, un altro suo zio suona la tromba, e io piacevolmente dico che lui ha istituzionalizzato della musica di famiglia, perché a casa mia trovava pure la batteria che suona. Allora, il salotto, il salotto vuole ringraziare Paolo con questo dono e un libro, Quartiere del Passeggio, di Carrello, non la perché l'ho ritenuto proprio adatto per te. E la dedica l'ha scritto pure l'autore. Il Salotto Artistico Letterario Civico 49 offre questo libro al cantautore Paolo Russo in segno di stima e di apprezzamento della sua produzione suo lavoro è frutto di sincera ispirazione e di dotta padronanza dei linguaggi ritmici e melodici della musica contemporanea. Ringrazia Paolo per la sua capacità di valorizzare le suggestioni estetico-culturali offerte dal nostro territorio. Troppo gentile. Bravo. La foto? C'è la foto. Un momento. Ci porterà in giro per il mondo con la tua musica. Con la Franca, la conoscerà. Sì, sicuramente. Aspetta, hermano. No, io l'avevo messo da parte. Che faccio io? Mm-hmm.